La prima cosa bella che è successa è quando la vigilia di Natale abbiamo avuto il responso che aspettavamo Cristina, proprio la vigilia di Natale, è stato il nostro regalo di Natale, ecco. Cristina è stata una ragazza normale, ma proprio speciale nella sua normalità, perché ho detto prima che era una persona appassionata. Ogni impegno lo prendeva veramente con amore, con responsabilità. E ci trovammo qui con questi ragazzi che di fatto avevano il cuore da bambino, ma molti avevano un'età adulta. E quello che mi colpì fu il fatto che lei interagiva benissimo con loro. Era contentissima, sorridente, me la ricordo proprio sorridente, che li faceva correre su questo prato. Cristina, insomma, si vedeva già che aveva il carattere forte, aveva già un carattere forte formato. Adesso potremmo dire è un bel caratterino. Mi piaceva fare le cose fatte bene, si vedeva che piaceva fare le cose fatte bene. Mi verrebbe da dire proprio fatte come Dio comanda. Io ricordo Cristina così, gioiosa, felice, nonostante il suo carattere combattivo, molto battagliero, e pane pane, vino al vino, non aveva filtri nel suo parlare. Lei reagì col solito garbo e con la solita determinazione dicendomi: "Sappi, Pasquale, che mi dà molto fastidio quando mi toccano la testa." Ho girato lo sguardo e ho visto che stava arrivando con passo deciso e ho capito che c'era qualcosa che non andava. È arrivata e mi ha detto: "Io e te dobbiamo parlare." E da lì è partita, diciamo, mezz'ora di lavata di testa e ci siamo poi chiariti. E abbiamo trovato un punto di accordo su come gestire questo balletto, insomma. Mi ricordo che notai Cristina dalla finestra della sua camera e che continuava a scrivere, scriveva in continuazione. E io, adolescente, perché erano proprio gli anni della nostra adolescenza, mi chiedevo: ma cosa avrà mai, no, da scrivere? Cioè, ma perché non esce, no, un po', sta qui con noi? E questa cosa mi era rimasta veramente forte dentro, perché non riuscivo a capirla. Dio solo. Signore, voglio solo te. Amo solo te. Cerco solo te. Cosa importa soffrire nella vita se dietro l'angolo ci sei tu che mi attendi per darmi la gioia immensa? Leggo la prima pagina del diario, niente, niente. Ho preso subito, l'ho comperato, sono scappato a casa. Con avidità l'ho letto, con avidità, perché volevo arrivare in fondo. Poi l'ho ripreso in mano, l'ho riletto, l'ho meditato e ho scoperto che questa ragazza qui, a 16 anni, aveva già fatto la sua scelta, l'opzione fondamentale, il Dio solo. Aveva già scelto lei a 16 anni, sono rimasto elettrizzato. E poi ho capito che lei a 16 anni andava in profondità a cercare la perla preziosa. Penso che ci sia tanto di bello nei suoi scritti e che può far tanto del bene. Conoscere Cristina, anche se non l'ho conosciuta, ecco, in maniera approfondita, è stato per me prendere seriamente in considerazione l'ipotesi dell'esistenza di Dio nella mia vita. Perché Cristina profumava di qualcosa di diverso. Io e te, compagni di cammino, diamoci la mano, teniamoci stretti per camminare verso colui che più ci ama. Regaliamoci il cuore. Il nostro amore si è rivolto verso colui che più ci ama. Doniamoci la vita. Ci mettiamo sotto al bar. Facciamo qualche prova e poi cominciamo. E lei registra, ha una cassetta con un piccolo registratore e registra questa cassetta. Solo dopo molti anni ho capito che lei voleva mandare questa cassetta a Carlo.
Ringrazio Dio per aver avuto la possibilità di conoscere Cristina e aver potuto vivere questi intensi, anche se pur pochi anni insieme. E lei mi ha permesso di poter vivere questa esperienza dell'amore vero, l'amore misericordioso, l'amore eterno di Dio Padre. Da questo cancello Cristina usciva al mattino in bicicletta, percorreva questa strada, si fermava alla parrocchia per la messa delle 7 e poi, continuando la strada, arrivava al mio cancello e insieme andavamo a scuola. Una ragazza tosta, se dovessi definirla, l'aggettivo che più le si addice è tosta, perché già fin da allora era decisa, era sicura di quello che faceva. Era una ragazza semplice, era una ragazza allegra, sapeva trasmettere effettivamente la voglia di vivere. È la sua normalità, il suo essere comunque una ragazza come noi, che scherzava, che rideva, che giocava, che studiava, che a volte si arrabbiava. So che mi sono voltata e ho incontrato il suo sguardo. Ed è stato uno sguardo, mi sono sentita voluta bene. Anche adesso, anche dopo la sua morte, lei è sempre il mio angelo custode a cui io mi rivolgo sempre nei momenti di fatica, ricordando soprattutto questo suo sguardo profondo e gioioso che aveva, dove si intuiva durante le superiori che c'era qualcosa di più. L'abbiamo scoperto poi dopo, quando poi Isabella ci ha consegnato le pagine del suo diario. A lei piaceva tanto far da mangiare e capitava spesso che al sabato preparava la pizza e mi diceva: dai, dacci una mano a stendere la pasta. E assieme anche con Carlo si stendeva la pasta cantando anche tante volte assieme. E una cosa particolare che mi piace molto ricordare è quando lei prendeva il librone delle ricette e mi diceva: scegliamo assieme qualcosa da preparare stasera di buono per Carlo. Lei ci metteva proprio la passione e l'amore in tutto quello che faceva. Lei mi ha rincontrato durante la mia seconda gravidanza. Era una gravidanza a rischio, molto a rischio, non tanto per il bambino, ma quanto per me. Amava le cose belle, le cose buone e quelle divertenti. Amava Carlo, i bambini, i suoi genitori, con grande intensità, e gustava la vita e la gioia delle amicizie. Una di noi che, come tutti, si poneva domande, aveva sogni, progetti, desideri normali e grandi certezze. Aveva i piedi ben piantati per terra e un bel caratterino, ma una totale apertura di testa e di cuore nei confronti della volontà di Dio. Ecco, accanto a tutte le cose meravigliose che Cristina mi ha lasciato personalmente e quindi come va vissuta la sofferenza, l'offerta di sé, il dono che si fa di sé anche nei momenti più difficili, come si vive l'amore, l'amore totale, quindi l'amore verso Dio, verso il prossimo, l'amore nel matrimonio, mi ha lasciato davvero un grande insegnamento anche per quanto riguarda l'amicizia. L'amicizia che parte sicuramente qui sulla terra, ma che poi si esprime nell'amicizia ultima, che è l'amicizia con Dio. Ed è stato bello avvicinarla, conoscerla, perché questa amicizia mi ha permesso di capire tante cose della vita, ovvio, anche per me, ma per essere qui a raccontarvi che quello che ha vissuto è vero. Mi piace pensare anche che Cristina era una di noi, che non era questa persona speciale perché aveva dei doni speciali, ma perché ha fatto le scelte giuste,
si è affidata completamente a Dio Padre, e lui ha potuto operare nella sua vita e fare cose grandi, e sempre nella sua normalità e con le sue povertà. Penso che Cristina, insieme a tante altre persone con storie diverse, con esperienze magari anche meno conosciute, ci riporti alla luce quella ferialità, quella santità feriale, quella santità ordinaria che dovrebbe essere desiderio e pane quotidiano di tanti credenti. La cosa che mi ha colpito di più la prima volta che sono stata a casa loro, a casa dei genitori di Cristina e di Carlo e dei ragazzi, è stata la sua presenza, perché sembrava proprio che lei fosse lì con loro, che fosse presente fisicamente. Questa è l'impressione che ho avuto io la prima volta, e la confermo vedendo i frutti che sono seguiti, la crescita dei suoi ragazzi. Io credo che veramente Cristina stia accompagnando ancora, sia presente ancora nella sua famiglia. Beh, intanto non posso che ringraziare veramente per tutti i doni che abbiamo ricevuto noi come famiglia, ma anche per il dono grande che è stato appunto la mamma anche nella mia vita. Nonostante la salute sia precaria, sto facendo la chemioterapia e penso che dovrò continuarla perché non tutto si è riassorbito. Sono felice. Se dicessi ad una qualunque persona queste parole, rimarrebbe più che meravigliata, ma forse lei mi può capire. Ma ha affidato i figli, i suoi gioielli. Non abbiamo potuto fare a meno di non guardarli. Con grande soddisfazione, ecco. Ma lei sapeva dove andava. Sapeva tutto. Riccardo, sei un dono per noi. Fu quella sera, in macchina di ritorno dall'ospedale, che ti muovesti per la prima volta. Sembrava che mi dicessi: grazie mamma che mi vuoi bene. E come potevamo non volertene? Tu sei prezioso. Quello che sento un po' nella mia vita è quello di rendere grazie anche per il bene che ha voluto a me. Un bene semplice, un bene coerente poi col suo modo di vivere, nulla di straordinario, ma proprio un qualcosa di vero, di sincero, un amore che spero di poter ricambiare ringraziandola con la mia vita.